Buongiorno, sono Peter Douglas e sono il CEO di IPAF. Benvenuti a questo webinar IPAF incentrato sulla sostenibilità ambientale nelle industrie dell'accesso aereo. Vorrei ringraziare il nostro esclusivo sponsor, ZTR. Senza il vostro supporto tutto questo non sarebbe possibile. Con grande orgoglio vi comunico che ci sono 420 partecipanti registrati al webinar da 39 nazioni in tutto il mondo. Grazie per il vostro sostegno. Oggi abbiamo con noi tre speaker che ci offriranno degli spunti delle loro organizzazioni su questo tema. Per primo avremo Berenger Dudek, responsabile salute, sicurezza e ambiente di U-Lottery Europe. L'impegno di U-Lottery sarà il 2018 con la produzione di nuovi modelli ibridi o elettrici. Sarà interessante vedere come stanno andando le cose e quali sono le novità. Poi ascolteremo il contributo di Andy Wright, CEO di Sunbelt Rentals UK. L'azienda di Andy sta facendo un ottimo lavoro in questo settore e sarà stimolante ascoltare cosa stia portando avanti Sunbelt dal punto di vista dell'industria dell'accesso aereo. Infine sentiremo Barry Lindsay, direttore tecnico della JLG per i mercati in Medio Oriente, Europa e Africa. JLG ha lanciato sul mercato nuovi prodotti alimentati con batteria a litio e addirittura una piattaforma pantografo elettrica con ridotto numero di tubi elettrici. Sarà quindi affascinante scoprire nuovi sviluppi di JLG. Ci sarà modo di fare delle domande ai nostri ospiti, scrivete nel quadro domande risposte, Q&A, in modo da poterle proporre alla fine del webinar. Prima di dare la parola ai nostri ospiti, vorrei offrirvi una panoramica sul tema che affronteremo oggi, in modo che sappiate quale ruolo rivesta IPAF nei confronti dei suoi partner. A livello globale è risaputo che in tutto il mondo ci sia la volontà di impegnarsi, basti pensare all'accordo di Parigi. Naturalmente esistono anche politiche, norme a livello nazionale e locale. Per esempio, nel Regno Unito il governo si sta impegnando a portare a zero tutte le emissioni di gas serra entro il 2050. Nello specifico, nel nostro settore, nelle città, ci sono zone a basse emissioni e zero emissioni in tutta Europa e nel mondo, che riguardano quindi i nostri partner. Se vogliamo utilizzare dei macchinari ad accesso aereo in queste zone, dobbiamo quindi agire. Le aspettative dei clienti, i grandi appaltatori rispettano delle politiche ambientali e richiedono macchinari elettrici o ibridi per poter rispettare tali politiche. Tutti questi cambiamenti portano con sé opportunità e anche rischi per le aziende, ma un'azione tempestiva può portare a grande competitività per le aziende. IPAF si impegna a ridurre a zero le emissioni di carbonio entro il 2030. Abbiamo iniziato i nostri audit ambientali aziendali. Abbiamo stabilito quale dovrà essere il nostro impatto ambientale per permettere l'accreditamento di Carbon Footprint Ltd, un ente di accreditamento riconosciuto a livello globale. Il nostro business plan dei prossimi 3 anni include gli obiettivi di riduzione delle emissioni. Abbiamo presentato un sondaggio ai nostri partner per capire le loro idee e come possiamo, come IPAF, sostenerli. Dai nostri sondaggi è emerso che il 60% dei nostri partner nel Regno Unito stanno pianificando di ridurre l'impatto di carbonio, ma oltre il 60% non ha ancora obiettivi reali. IPAF vuol dare sostegno ai propri partner attraverso indicazioni, guide, informazioni su come farlo. Dal nostro sondaggio abbiamo anche capito che il costo è la sfida principale per i nostri partner e lavoreremo a stretto contatto anche in questo senso. Molti partner stanno già implementando iniziative e programmi e vogliamo condividere queste buone pratiche con tutti i partner per creare ispirazione per tutti. Creeremo due premiazioni per i prossimi IAPA, uno per la migliore iniziativa ambientale da parte dei noleggiatori e i centri di formazione e uno per la migliore iniziativa ambientale di un produttore. Ci impegneremo a creare un resoconto sulle emissioni di carbonio IPAF a cadenza annuale e a usare tali dati per gli audit esterni e gli accreditamenti. Benissimo, prima di presentarvi il primo speaker, sono orgoglioso di offrirvi un breve video del nostro sponsor ZTR. Innovation is in our DNA. It's our lifeblood, our innovative DNA.
our culture. It helps to deliver features and capabilities that our customers don't even know yet that they need. At the core, we're a technology company. We understand the needs of the market from a technological perspective, and we're able to bring that to life in a way that brings real value to our customers. As you look a year ahead, 3 years ahead, 5 years ahead, the solutions will continue to evolve and look different as it relates to the customer's digital journey. We need people to be thinking about how they want to operate differently. So where they couldn't have thought of providing a remote diagnostic service, today they can. If a customer wants something personalized and customized, they want a little widget in a report that they can drag and drop over, guess what? ZTR can bring that solution to the table. Our skill is around how to utilize technology, adopt technology, innovate technology to help people just perform better in the business. Everything is so synergistic in everything that we're trying to do here at ZTR, and we're very proud. Today, they want to sell technology. They're thinking that the difference is the technology. And really, the difference is the information and how you operate and how you service your customer. That's where the real difference is. Grazie ZTR. Perfetto, ora lascio la parola al primo speaker, Berenger Dudek, responsabile salute, sicurezza e ambiente di Howlett Europe. Berenger vanta 15 anni di esperienza nel suo settore, lavorando con le aziende di automazione, antincendio e sicurezza. Ci parlerà della strategia blu di Howlett, che mira a sostenere i clienti nella riduzione dell'impatto ambientale e nell'estensione dell'utilizzo dei macchinari in ambienti confinati. A te la parola, Berenger. Okay. Grazie infinite, Peter, per questa presentazione. È un piacere per me condividere con voi oggi le azioni che abbiamo portato avanti in Howlett con i nostri clienti. Come è già stato detto, io faccio parte del team di qualità e sicurezza e anche del team della certificazione in Howlett. Ho iniziato a lavorare 2 anni fa e ho iniziato a lavorare con Howlett nel campo della ricerca. Ed è in questo momento che ho trovato questa bellissima frase. Prevedo che nel futuro le PLE saranno elettriche. Questa frase è stata pronunciata da Alexandre Soubeau, CEO di Howlett Group, in un'intervista in un sito web francese nel 2017. Howlett è stata sempre dal lato dei clienti, degli utenti, e ha puntato a rendere elettriche i macchinari, soprattutto per l'uso interno. Il contesto ambientale sta cambiando, quindi comprendiamo benissimo che le macchine elettriche stanno diventando sempre più importanti. Le tecnologie ci aiutano a riuscire ad andare avanti nel progresso verso questo obiettivo. Dobbiamo cambiare modo di pensare e le nostre strategie. Come potete vedere qui, molte aziende, molti clienti stanno implementando delle azioni in favore dello sviluppo sostenibile e stanno comunicando questi obiettivi tramite social media, tramite il loro sito web. Propongono sempre di più attrezzature green e anche soluzioni green per i propri clienti. E utilizzano anche le certificazioni ISO, naturalmente quelle relative all'ambiente come la 14001, ma anche qualità e sicurezza come per riuscire a diventare sempre più competitivi e dare loro un valore aggiunto alle proprie aziende. Come ho già detto, il nostro contesto ambientale cambia notevolmente
questo contesto richiede delle diverse iniziative, per prima cosa diminuire le emissioni. Quindi ci sono state delle zone a basse emissioni e a un certo punto è necessario pensare alla riduzione dell'impatto di CO2. E quindi sostituire le vecchie tecnologie con nuove tecnologie, nuovi motori. Questi tipi di regolamentazione sui motori è diventata sempre più sofisticata. Come vedete, apre una nicchia di mercato, una nuova nicchia di mercato. Quindi è necessario per le aziende, per noi anche, riuscire ad adeguarci a queste richieste. Qui in questa slide potete vedere il nostro business model. Abbiamo molta ambizione come azienda, vogliamo diventare una delle aziende leader nel nostro settore anche per quanto riguarda l'ambiente. L'obiettivo è di offrire ai nostri clienti soluzioni che siano più sicure, rispettose dell'ambiente e che si adattino alle necessità dei nostri partner. Per trasformare questi obiettivi in azione abbiamo tre strategie. Diventare una blue company, quindi l'azienda blu, diventare un fornitore di soluzioni a livello globale e diventare il migliore fornitore di servizi sul mercato. Diventare una blue company è uno dei nostri obiettivi ambientali. Hulot ha smesso di utilizzare il combustibile fossile per le proprie macchinari, cercando di sostituirlo con l'elettricità. Dobbiamo anche diminuire l'inquinamento acustico. Per raggiungere questi obiettivi, Hulot ha reso disponibile. Abbiamo 1.600 dipendenti in Hulot in 22 nazioni e tutti loro sono consapevoli del contributo che Hulot vuole dare in questo senso. Hulot utilizza le certificazioni e vogliamo raggiungere questa tripla certificazione entro il 2033. E per quanto riguarda i nuovi cantieri o anche le piattaforme logistiche, sappiamo che dobbiamo intraprendere una specie di eco-design. Pertanto, costruire nuove sedi tenendo conto dell'impatto ambientale. Questi sono solo alcuni degli esempi, non voglio andare troppo nel dettaglio, su come vogliamo raggiungere i nostri obiettivi. Il nostro business model rappresenta per noi la volontà di contribuire, di portare avanti del progresso tecnologico per la sostenibilità. La nostra spesa di R&D è aumentata molto negli ultimi anni per poter far fronte a questi sforzi. Da 2.6% del 2019 a 3.6% nel 2021. Questa è la spesa per l'R&D in questi anni. Cos'è Pulseo? È una nuova architettura per nuove macchine. Se guardiamo il range prodotti, il 17% del nostro parco macchine è già elettrico, come per esempio le piattaforme verticali. Il 20% dei nostri motori erano ancora dotati di combustibile, sì, erano combustibile, ma stiamo passando appunto a quelli nuovi elettrici. Il nostro gruppo sta lavorando anche su altri macchinari per poter ampliare la gamma prodotti.
Ogni anno, infatti, il nostro obiettivo è quello di annunciare, di lanciare nel mercato un nuovo prodotto elettrico. Se andiamo nel dettaglio del nostro parco macchine, ecco qui, vediamo, ci sono tre macchinari per adesso, di 15 e 18 metri. Questi sono i primi step necessari per arrivare al raggiungimento dei nostri obiettivi. Naturalmente in Olot ci prendiamo cura abbiamo una promessa, generare una generazione Pulseo, quindi creare potenzialità, creare, modificare i nostri macchinari in modo che siano elettrici, ridurre a quasi a zero le emissioni, dipendendo ovviamente dall'uso, ridurre l'impatto ambientale nei confronti anche dei nostri clienti tramite varie politiche. E quindi ideiamo diverse strategie, sia interne sia per i nostri clienti. Naturalmente, tutto questo richiede molti sacrifici. Questi macchinari possono lavorare all'interno, all'esterno, in tutte le caratteristiche. Una macchina elettrica per i nostri clienti è più semplice, più efficiente. Ora, se ritorniamo al nostro business model, c'è un secondo punto del quale vorrei parlarvi, che è il capitale umano. Crediamo moltissimo che ogni dipendente rivesta un ruolo chiave per raggiungere il successo del gruppo, quindi vogliamo capitalizzare su questo. Come vedete da questa slide, abbiamo dei valori: eccellenza, performance, impegno, responsabilità, rispetto e fiducia. Proprio per questo abbiamo inserito questi valori in un programma di attività che mirano al raggiungimento di questi obiettivi. Nella maggior parte delle aziende, per migliorare le condizioni, le performance aziendali, la qualità della vita, del lavoro, scusate, è al centro, ne abbiamo già parlato prima, ma la qualità, la sicurezza, l'ambiente e comunque i sistemi di gestione di questi aspetti devono essere inseriti nelle aziende per poter raggiungere gli obiettivi ambientali. Infine, le operazioni di eccellenza sono state utilizzate per ottimizzare le attività aziendali. Abbiamo un progetto e un cappello, diciamo, che include tutti questi obiettivi, in modo da andare a rispondere punto per punto e problematica per problematica di volta in volta. Abbiamo chiesto ai nostri dipendenti di scrivere una serie di procedure che ci aiutino in questo senso. Ecco, questo è quello che Yellow, che significa Yellow, questo è il logo ed è questo è quello che è Yellow per i nostri dipendenti. Vogliamo coinvolgere tutti quanti nel successo aziendale, affermando che voi siete il cuore del cambiamento. Voi vuol dire sia i dipendenti Olot, ma anche tutti i partner. Potrebbero essere clienti, potrebbero essere gli appaltatori, poi tutte le persone che sono coinvolte. Per continuare la spiegazione di questo logo, ci sono cinque lettere, quindi la E sta per mantenere il nostro modo di lavorare. E fare tutto ciò in maniera innovativa. Pensiamo che sia l'innovazione che ci abbia permesso di raggiungere i nostri obiettivi. Ed è per questo che grazie all'innovazione riusciremo ad essere questa blue company che vogliamo essere. I primi risultati dei nostri sforzi stanno cominciando a palesarsi.
E spero di presentarvi presto le nuove innovazioni che presenteremo da qui in avanti. Ecco, questo è tutto per me oggi. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Béranger. Vorrei ringraziare davvero anche il nostro prossimo sponsor, il nostro prossimo relatore, che è un veterano del settore del noleggio, Andy White, più di 30 anni di esperienza nel settore in Europa, nel Medio Oriente. Ha ricoperto ruoli di spicco in Greco, Lavendon Group e Speedy, prima di unirsi a Sunbelt nel 2019. Nel 2020 è diventato il CEO, presidente di Sunbelt UK, e so che Andy e il suo team prendono molto sul serio la questione della sostenibilità e davvero non vedo l'ora di sentire quello che stanno facendo in questo settore. Grazie, Peter. Possiamo passare alla slide, grazie. Grazie Peter. Grazie per avermi descritto un veterano e anche per avermi ricordato da quanti anni faccio questo lavoro. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, dipende da dove siete. Sono Andy Wright, presidente di Sunbelt Rentals nel Regno Unito e sono davvero felice di essere qui oggi e poter dare un contributo a questa sessione dedicata alla sostenibilità nel settore dell'accesso aereo. Ci sono molte cose di cui potremmo parlare. Lo sapete tutto il motivo per cui oggi avete deciso di partecipare al webinar, ma l'argomento è molto sentito tra le priorità di molti team esecutivi in questo periodo. Lo sapete bene tutti. E davvero questo argomento sta davvero a cuore di moltissime persone. Non so se valga lo stesso per tutti i partecipanti collegati dalle varie parti del mondo, ma sicuramente nel Regno Unito questo è un aspetto molto importante. Dedicheremo moltissimo tempo a questa slide, ma tanto per darvi un'idea, Sunbelt Rentals rappresenta la società di noleggio più grande nel Regno Unito, con un fatturato che supera i 500 milioni di sterline, una flotta per un valore di oltre 900 milioni di sterline, e abbiamo oltre 3.700 dipendenti in 19 unità commerciali specializzate. Una delle nostre divisioni più importanti opera nel settore dell'accesso aereo. La necessità di un'attenzione, di un orientamento più sostenibili non riguarda solo il settore dell'accesso aereo, e lavoriamo molto nel settore, nella comunità, e per molti anni l'industria dell'accesso aereo ha fatto da apripista, offrendo una gamma di prodotti sostenibili. Per molti anni il settore dell'accesso aereo, quindi, ha fatto davvero molto, ha fatto, come dicevo, da prepista, offrendo una gamma di prodotti sostenibili, emissioni di carbonio ridotte pari a zero, grazie alla tecnologia elettrica o ibrida. Tuttavia, tutti gli altri ambiti del settore del noleggio, della produzione di attrezzature stanno recuperando velocemente terreno e sono sicuro che alcuni potrebbero sostenere che ora hanno fatto un passo più in avanti. Il
Sicuramente abbiamo davanti delle sfide molto impegnative per contribuire ad un mondo in cui le emissioni di carbonio siano ridotte o persino a zero, persino negative. Come vi dicevo, SBR UK possiede e gestisce circa 900 milioni di sterline di mezzi, molti dei quali sono alimentati da tradizionali carburanti che producono carbonio. Probabilmente comporterà una spesa ingente passare da questa vecchia tecnologia a una nuova realtà. Siamo partiti bene, però non nego che abbiamo dovuto affrontare problemi e sfide. È difficile perché dobbiamo garantire di soddisfare gli obiettivi di ogni elemento che appartiene all'ecosistema delle attrezzature, ovvero il cliente, l'utente finale dell'attrezzatura, l'OEM della società di noleggio e oggi raggiungere un equilibrio praticabile tra tutte queste tre aree. Si sta rivelando davvero una sfida, soprattutto quando avverrà questo cambiamento tecnologico e nel futuro. Quindi, sulla base di questo, quali sono le sfide che affrontiamo nel nostro settore? Per prima cosa, ovviamente, gli investimenti. Quali sono le tecnologie in cui investire? È necessario trovare un equilibrio tra l'utente finale, l'OEM e le società di noleggio. In quali appunto tecnologie dovremmo investire? Se devo investire nell'elettrico, nell'ibrido, nel solare, nell'idrogeno? È una sfida e stiamo attraversando questo momento molto delicato. Probabilmente di recente avete visto degli ordini della portata di 2 milioni di sterline. Sono davvero molto orgoglioso di dire che questi ingenti investimenti andranno a vantaggio delle di attrezzature elettriche o a favore comunque dell'ambiente. Questi sviluppi che vedremo saranno davvero interessanti, soprattutto anche per un altro punto. Dobbiamo riuscire a far incontrare la domanda e l'offerta, ma soprattutto l'offerta dei produttori e degli utenti. È davvero interessante in questa fase di transizione considerare le tecnologie innovative che vengono sviluppate man mano nel tempo. Quindi questo periodo di transizione deve essere supportato nel modo più giusto. Le tecnologie si potranno adeguare abbastanza rapidamente alle esigenze dei nostri utenti. Quali investimenti dovremo sostenere per fornire infrastrutture operative e anche quali considerazioni di tipo commerciale? Le batterie dovremmo tenere in considerazione, soprattutto batterie di grandi dimensioni. Quindi dovremmo anche riuscire a rendere disponibile queste attrezzature laddove sono richieste. Di recente ho sentito la storia di un'azienda di distribuzione a livello globale che ha fornito dei mezzi a Londra e i numeri sono davvero molto molto ingenti, molto alti, quindi sicuramente è una tendenza che va sempre in crescendo.
Le infrastrutture ovviamente hanno svolgono un ruolo fondamentale in questo senso e nel Regno Unito stiamo già lavorando soprattutto con mezzi che possono essere con batteria, batterie appunto adatte di grande dimensione, proprio per far funzionare veicoli di diverso tipo a partire da mezzi utilizzati nei cantieri e in moltissime altre situazioni. E soprattutto la disponibilità di una distribuzione elettrica capillare avrà sicuramente un ruolo importante da svolgere in questo senso. Queste sono tutte considerazioni che possono ovviamente valere per il settore del noleggio. E bisogna vedere ovviamente se i clienti dovranno essere preparati anche a pagare quello che è la differenza per i mezzi elettrici che hanno un impatto minore sull'ambiente. Ovviamente il noleggio può avere certi vantaggi in determinate situazioni e di questo dovremo avere la necessità di applicarle alle diverse situazioni. Sicuramente potrebbero esserci delle situazioni in base alle esigenze dei clienti sparsi nelle varie località. Ovviamente i prezzi, le variazioni di prezzi devono essere tenute in considerazione. E nel lungo termine ovviamente lo scenario di combustibili e di motori a combustibile fossili non è più sostenibile. Quindi anche il mercato del noleggio dovrà adeguarsi. Detto questo, per quanto riguarda la situazione del Regno Unito e la sostenibilità, diventa anche un argomento fondamentale nell'ambito dei processi decisionali, quindi a livello di governi. In particolare la riduzione di carbonio che viene spinta dai clienti stessi. So che questa avventura, questo cambiamento sarà sicuramente molto difficile, però è un viaggio, un cambiamento che dobbiamo affrontare, perché sicuramente lo dovremo affrontare con tutte le difficoltà che ne conseguono. Passiamo alla prossima slide. Quindi abbiamo visto che questo passaggio, questa transizione sicuramente avrà delle conseguenze per quanto riguarda il prezzo e eventuali aumenti dei prezzi. Quindi quando parliamo di economia della condivisione o sharing economy, intendiamo la preferenza di pagare per beni o servizi a consumo su richiesta, invece di possedere dei beni in modo permanente o firmare contratti a lungo termine. Ovviamente non pretendiamo che tutti passino al noleggio e che nessuno compri più niente, però sicuramente il noleggio può essere adatto a determinate esigenze dei clienti e avere una penetrazione nel mercato.
L'Associazione Europea dei Noleggiatori ha eseguito questo case study per quanto riguarda la riduzione del carbonio. Quindi se accettiamo che anche tenendo conto delle difficoltà intraprenderemo questo viaggio per ridurre il carbonio, per tutte le giuste ragioni, che data l'importanza della questione che stiamo affrontando in questo momento, dobbiamo farlo il più rapidamente possibile, vorrei considerare appunto il ruolo dell'industria in questo argomento. E sappiamo appunto con questo esperimento, abbiamo condotto delle analisi, che questo esperimento riguarda un tipo di mezzo che viene noleggiato a 40 singoli clienti, ogni scavatore quindi produce 3250 kg di CO2. Se, come suggerisce il modello LCI di ERA, la metà di quei 40 clienti singoli avessero comprato un mini scavatore in assenza dell'alternativa del noleggio, si sarebbero risparmiati 65.000 kg di CO2 equivalenti, ovvero 20 clienti per 3.250 kg di CO2. Questo è solo un mezzo, ma consideriamo tutta la nostra flotta da 2,5 tonnellate. Abbiamo 1981 mini escavatori, circa 2000 mini escavatori tra le varie sedi di CBR. Quindi, utilizzando l'esempio ERA, significa che questi 2000 mini escavatori consentono di risparmiare potenzialmente 128.000 tonnellate metriche di CO2 equivalente come conseguenza della disponibilità del noleggio rispetto all'acquisto di un mezzo da parte del mercato finale. Quindi, cosa significa questo nel contesto di qualcosa che possiamo capire, perché sembra essere un gran risparmio? Tra i partecipanti a questo webinar qualcuno può quantificare quel numero, io non sono uno di loro, però se ne abbiamo 11.000 mini escavatori risparmiamo l'equivalente di una emissioni annuali di 77.000 veicoli passeggeri. Quindi questo, come anche questo cambiamento, questa transizione anche di cui parlava il nostro speaker precedente, ha sicuramente un impatto notevole. Che cosa intendiamo con sostenibilità? Per me la definizione è semplice. Significa essere in grado di soddisfare i nostri bisogni senza compromettere le capacità delle generazioni future di soddisfare i loro bisogni. Il punto che vorrei sottolineare è che non solo sulle questioni ambientali che dovremmo concentrarci, non è solo sulla riduzione del carbonio, per quanto importante sia questa particolare questione. Questa è la ruota della sostenibilità e la nostra aspirazione è assicurare ai clienti SBR un'esperienza di noleggio di alto livello. Ma non credo che oggi si possa considerare di alto livello se non si dimostra un impegno profondo verso la sostenibilità come una delle pietre miliari del proprio modello di business. Anche i governi sottolineano che questa offerta, diciamo, quello che offriamo, dobbiamo essere un'ispirazione per i nostri clienti. Noi di SBR UK abbiamo avviato il nostro programma ESG e stiamo lavorando in modo proattivo per migliorare tutti gli aspetti della nostra performance man mano che lo mettiamo in pratica. Quindi stiamo proprio ad un bivio, siamo una svolta dal punto di vista tecnologico. Non è chiaro a tutti quello che comporta il cambiamento. Dobbiamo considerare le limitazioni per l'utilizzabilità della nostra gamma, le limitazioni nell'ambito delle infrastrutture di trasporto, di supporto. C'è da lavorare ancora. Sicuramente ci sono margini di miglioramento, ma anche dal punto di vista dei produttori ci sono richiesti notevoli investimenti.
Però il supporto fornito dai costruttori e dal noleggio è sicuramente imperativo. Sicuramente anche la penetrazione del noleggio è fondamentale per migliorare sempre più. E dobbiamo fare in modo che questo cambiamento avvenga laddove sia necessario e nel momento più opportuno, per far andare incontro ovviamente a tutte le parti in causa, a tutti gli stakeholder. E per questo vorrei ringraziare soprattutto AIPAF per gli sforzi, per il grandissimo impegno che dedica a questo settore, e queste sono le mie considerazioni. Thank you very much, grazie Andy. Non voglio scusarmi per averti chiamato un veterano, perché anche io vengo spesso chiamato veterano e abbiamo più o meno la stessa età, quindi davvero grazie per queste riflessioni, anche provocatorie in qualche senso. Il nostro ultimo speaker è Barry Linsing. Barry ha iniziato a lavorare per GLG Industries nel 2012 come direttore tecnico in europeo, ha gestito l'intero team tecnico e è impegnato nello sviluppo di tutto il parco macchine GLG. Ha più di 25 anni di esperienza nel settore dei veicoli industriali, ricoprendo ruoli manageriali nel settore tecnico. Di recente si è concentrato sulla compressione dei sistemi sostenibili per creare macchine elettriche, lavorando con il team di Global GLG per definire le strategie strategiche e tecnologiche del futuro. Grazie infinite, Peter. Ora condividerò il mio schermo. Ciao a tutti, mi chiamo Barry Lindsay e sono direttore tecnico di JLG nella regione EMEA, Europa, Medio Oriente, Africa. Oggi vi parlerò di sostenibilità e di cosa significa per il settore dell'accesso aereo per il percorso del rendere elettrici i nostri equipaggiamenti. Naturalmente potrei anche ripetere qualche concetto che è già stato esposto finora, ma è sempre una buona cosa. Che cos'è la sostenibilità? In JLG ci stiamo concentrando sul significato della sostenibilità, quindi è una responsabilità comune. Siamo concentrati sugli sforzi sostenibili e anche rendere più forti le persone, e sviluppiamo anche dei corsi di formazione, diamo loro delle risorse che diano il supporto alla costruzione di comunità. Naturalmente, in linea con l'obiettivo di questo webinar, uno dei motori del cambiamento e la sostenibilità del nostro settore. Sfortunatamente le immagini di città inquinate dai combustibili fossili sono mai troppo comuni e tutti riconosciamo che sia insostenibile. Gli effetti sono visibili a livello globale e non sono uno scienziato esperto sul cambiamento climatico, questo lo so, ma le prove sono visibili per tutti e spetta a noi come individui, aziende e governi intraprendere un'inversione di marcia. Naturalmente è necessario che la storia dell'accesso aereo cambi per diminuire le emissioni. I prodotti devono diventare più sostenibili. Naturalmente le nostre macchine non possono più produrre emissioni e devono essere costruite utilizzando risorse rinnovabili. I motori del cambiamento possono emergere da varie aree della società. Le pressioni nei confronti di un settore che deve cambiare possono provenire da individui o gruppi di individui tramite manifestazioni, anche se un motore di cambiamento chiave è il sistema legislativo. Le normative e i regolamenti regionali e nazionali stanno facendo pressioni sulle grandi industrie come il settore edile per far sì che facciano la loro parte per ridurre gas serra e le emissioni di particolare in atmosfera. Al momento ci sono moltissime iniziative
per rendere più sostenibile, più verde il nostro pianeta. E il più famoso ovviamente è l'accordo di Parigi. E l'obiettivo dell'accordo di Parigi è quello di diminuire la temperatura ambientale. L'Unione Europea, i membri dell'Unione Europea si sono impegnati in questo contesto per diventare neutrale, quindi a zero emissioni, entro il 2050. Quindi dobbiamo puntare a macchinari a zero emissioni in ambienti a zero emissioni. Possiamo, c'è un certo malumore tra la popolazione urbana nei confronti dell'inquinamento da combustibile fossile. Il cambiamento climatico viene causato dai gas serra. Come varia il comportamento dei clienti nel mondo della l'accettazione dei prodotti verdi? L'adozione di tecnologie elettriche e l'impegno globale verso zero emissioni variano molto. Ci sono addirittura discrepanze anche a livello europeo. Le ragioni che vediamo alla guida sono in prima linea nell'adempimento degli obiettivi dell'agenda per la riduzione dei gas serra, mentre le legislazioni definiscono le agende nazionali e l'implementazione avviene grazie al riconoscimento della responsabilità sociale delle aziende. Queste sfide sono assolutamente sono molto importanti, ma sono anche molto complicate. Vediamo che l'Europa sia in prima linea nell'adozione di tecnologie verdi, l'Asia invece si concentra sullo sviluppo di prodotti elettrici accanto ai motori combustibile fossile, in linea con la crescita del mercato asiatico. I costi per l'adeguamento di motori diesel secondo lo stage V portano alla creazione di soluzioni elettriche. Nel Nord America il focus rimane sulle soluzioni a motori a combustibile fossile, ma sono ben consapevoli del trend di quelli elettrici. Per finire, in America Latina, l'America Latina sembra più aperta alle soluzioni elettriche. Quindi cosa significa il percorso verso l'elettrico? Se guardiamo a questo ecosistema molto semplice, ci sono molti portatori di interessi, molti soggetti coinvolti. Abbiamo gli ingegneri e gli architetti. La progettazione quindi non è più limitata dall'architettura del sistema motore, che è diventato sempre più complesso con l'introduzione dell'emission tier, quindi la riduzione delle emissioni. Le macchine possono essere progettate con la consapevolezza che non dovranno ricevere aggiornamenti in futuro. L'aumentata connettività delle macchine, sebbene non sia il risultato diretto al fattore elettrico, può fornire degli spunti per gli studi di ingegneria sull'uso delle macchine. Per quanto riguarda i partner del noleggio, l'eliminazione dei componenti del motore e la sostituzione con batterie con accumulatore agli ioni di litio porta a una riduzione del costo totale di proprietà per i partner del noleggio. La diagnostica aggiuntiva e le informazioni d'uso della batteria possono aiutare a ridurre le manutenzioni alla macchina. Ancora più importante, le macchine elettriche a zero emissioni soddisferanno le necessità dei clienti. I rapidi tempi di utilizzo e di caricamento delle macchine, oltre al basso livello di rumore e all'elevato grado di pulizia nell'attività all'interno, aumenterà l'uso complessivo della macchina. Per gli appaltatori non cambierà moltissimo, in realtà la differenza sarà notata soprattutto nei tempi di carica, che sono molto rapidi grazie all'accumulatore agli ioni di litio. Per le imprese edili i benefici saranno, non ci saranno perdite, quindi rischi di perdita, produttività più alta e basso livello di rumore. Naturalmente questa l'idea dell'elettrico creerà più sviluppo e nuove opportunità. Dal punto di vista dell'operatore, la performance sarà la stessa dei macchinari con motore a combustibile fossile, ma saranno molto più semplici da utilizzare e con basso livello di rumore. Come abbiamo già detto, anzi come ha già detto Andy, il successo di questo sistema ha bisogno di opzioni positive da parte di tutti gli individui, i soggetti coinvolti. Il nostro obiettivo è quello di creare zero emissioni. Vogliamo dare un'occhiata rapida alle tecnologie?
che possono rendere tutto questo possibile. Parliamo delle batterie. Ovviamente le batterie sono sempre in competizione con il motore a combustione interna e la selezione della batteria è largamente dipesa dagli specifici fattori ambientali come i lavori in spazi chiusi e le difficoltà di installazione dei motori a combustibile. In generale, ogni tecnologia ha avuto il suo posto nello sviluppo di un prodotto, ma ci sono delle aspettative sul fatto che le soluzioni a zero emissioni possano rimpiazzare la tecnologia a combustione interna in zone dove invece quest'ultima è dominante. Questo ha creato una nuova sfida per il settore delle batterie che ha sviluppato e prodotto nuove tecnologie che potessero tenere il passo con la performance energetica dei motori a combustione. C'è molta strada da fare, sebbene ci sia ancora spazio per un compromesso su come vengono usate le attrezzature, è necessario trovare una soluzione completa che sia funzionale e efficace. Even if there is still a need for trade-offs in how equipment is used in order to get a total solution that can get the job done. La crescita molto rapida di queste tecnologie è necessario inserire una tecnologia off-highway in modo da creare dei pacchi batteria che siano multi pacchi batteria, diciamo. Quindi vorrei un attimo fermarmi e spiegarvi le componenti delle batterie agli ioni di litio. Le batterie al litio sono un modulo elettronico che è composto da un certo numero di parti. La cella generalmente si divide in tre tipi: a prisma, cilindrico e a sacchetto. Questi diversi formati sono stati progettati in momenti diversi per aumentare la densità energetica del pacchetto per una durata fino a 5 anni. Non è un fattore così importante per le attrezzature del settore della CSR in realtà. Le celle individuali sono tenute assieme in varie configurazioni per creare moduli batteria con diversi voltaggi e capacità. Per esempio, lo stesso tipo di cella batteria è usato per alimentare treni, bus, auto, dipende di volta in volta dalle varie necessità. Quindi tutte le singole celle nel pacco batteria devono essere monitorate dal sistema di monitoraggio che controlla lo scaricamento e il caricamento delle batterie e ne monitorano la salute. Il BMS, quindi il sistema di monitoraggio, fornirà dati su questi aspetti e anche qualche codice di problematica. Oltre alle batterie vorrei menzionare altre componenti che formano il sistema completo. La tecnologia dei motori ha continuato a svilupparsi, per esempio quella dei magneti permanenti. Questi sono automizzano l'energia. Al momento i cilindri idraulici sono inseriti all'interno delle macchinari in modo da creare dei macchinari a prova di perdita. E l'energia da impiegare per il caricamento delle macchinari diventa una priorità. E dobbiamo impiegare strutture e componenti anche più leggeri. Nell'ecosistema dei prodotti elettrici è necessario un approccio combinato di buon livello di energia dell'accumulatore e caratteristiche di caricamento rapido. Come potete immaginare, nei settori dove i motori a combustibile sono la norma, non c'è mai stata la necessità di sviluppare infrastrutture per il caricamento elettrico. Per esempio, le fasi preliminari nei cantieri prima che vengano installate le utenze, ovviamente. Quindi, oltre alla tecnologia degli accumulatori, c'è una sempre crescente interesse nella tecnologia per la carica degli accumulatori.
Le macchine per l'edilizia elettrica oggi fanno affidamenti su caricatori a bordo macchina che vengono collegati in generale alla linea 110 volt o 220 volt in corrente alternata. La maggior parte di tali caricatori on machine sono monofase, il che è inadeguato per un caricamento rapido, specialmente quando il pacco batterie è grande. La fornitura trifase a 415 volt riduce drasticamente le tempistiche di caricamento, ma naturalmente necessita di un caricatore on board, on machine, che sia trifase. I sistemi di carica nell'industria automotive può offrire anche caricamenti in corrente continua, diretta dal punto di vista di ricarica. Questo metodo rapido di carica richiede ulteriori investimenti per la creazione di infrastrutture di ricarica in cantiere. Quindi, per riassumere, il settore deve collaborare alla creazione di nuovi sistemi di caricamento in cantiere per poter utilizzare al meglio la moderna tecnologia degli accumulatori. Quindi come prendiamo le decisioni quando guardiamo al nostro parco macchine? Quando diamo un'occhiata alle macchine tradizionali, motori classici rimangono un po' i dominanti, predominanti nel mercato, ovviamente, con pian piano l'introduzione di macchinari ibridi. A medio termine, man mano che la disponibilità aumenta e i costi degli accumulatori agli ioni di litio diminuisce, ci aspettiamo di vedere più prodotti e aggiornamenti che impiegano questa tecnologia, anche se per le piattaforme più grandi potrebbe essere fuori portata per la tecnologia di accumulatori. Lo scenario a lungo termine è diverso, ci sarà un aumento dell'uso degli accumulatori agli ioni di litio che rimpiazzano i sistemi FLA e AGM. Ci saranno anche degli sviluppi della tecnologia a cella combustibile per fornire altre opzioni di alimentazione alle macchine. Quest'ultima slide è l'ultima nel nostro percorso. Il passaggio all'elettrico è complesso e il successo dipende dall'impegno e dall'adozione delle tecnologie in tutto l'ecosistema. È necessario collaborare per creare opportunità e valore. I cambiamenti nelle pratiche lavorative e nelle infrastrutture di caricamento sono necessarie per impiegare il potenziale tecnologico e tutti i soggetti coinvolti devono allinearsi a questi obiettivi. Vi ringrazio per l'opportunità che mi avete offerto oggi. Grazie a entrambi per questa fantastica presentazione. Abbiamo tempo per un paio di domande. Per prima cosa vorrei però dalla mia esperienza, nel mio primo lavoro, Barry ha parlato delle batterie a litio e il costo per queste tecnologie, delle macchinari equivalenti. Potrebbero essere 25% più costose rispetto a quelle tradizionali, però stanno diventando più popolari. Sì, posso cominciare a rispondere a questa domanda. Il costo delle batterie ovviamente dipende dall'industria dell'automotive, perché sono basati sulle stesse tecnologie per le attrezzature e il design per si ridurrà nei prossimi anni dell'80%. Arrivando quindi a prezzi inferiori. Non vedremo probabilmente la stessa riduzione per quanto riguarda l'automotive, però nei prossimi anni pensiamo che il costo delle batterie al litio sicuramente avrà una riduzione e farà, diciamo, soprattutto il pari con i motori. Quindi c'è una sorta di collaborazione anche con l'automotive proprio per portare avanti queste questioni. Però il prezzo sta sicuramente negli ultimi 5 anni è diminuito moltissimo e sta continuando a diminuire. Baranger, vuoi aggiungere qualcosa? No, grazie, niente. Bene, grazie. Una per Andy. Queste
Voi acquistate moltissimi macchinari, non solo per l'accesso aereo. E quali sono i rischi extra se investite più di quanto magari i prodotti vostri siano richiesti e soprattutto meno ecocompatibili? Sei in mute. Sicuramente questa è una questione molto importante per i clienti, molto più di prima, adesso sta diventando realtà. Quindi ci sono clienti disposti a pagare di più per i prodotti elettrici e ci dovrebbe essere una disciplina in termini di tariffe, quindi tariffarie, perché soprattutto per i costi extra necessari per questo tipo di tecnologia. Quindi sono d'accordo, ci saranno clienti disposti a pagare di più, soprattutto magari a livello 1, nel tier 1, consapevoli delle tecnologie che vengono utilizzate, e poi vi sono anche dei benefici. Che ne derivano, e quindi sicuramente è una questione di calcolo di costi. Bene, grazie. Vorrei chiedervi se avete delle domande. Vi è una strategia di sostenibilità, è sempre legata al costo. Andy, non necessariamente. Ci sono diversi modi di ottenere gli obiettivi, e soprattutto in altre aree. E quindi stiamo cercando di fare la cosa giusta adesso, soprattutto con il passaggio all'elettrico all'interno di una rete con veicoli a batteria. E ovviamente ci sono dei costi iniziali di CAPEX, in termini di un aumento di CAPEX, che però verranno ammortizzati nel corso degli anni, poi una volta che questa strategia e tecnologia si sarà affermata. Beranger, stessa domanda. No, rispondo Barry. Sì, anche noi riconosciamo che vi sia una strategia comune per mantenere bassi i costi. Sì. Barangé? Sì, anche noi siamo sulla stessa linea. Ovviamente ci saranno dei costi extra per le derivati alle batterie, che però affronteremo, utilizzeremo questi costi per cercare di trovare un modo di essere innovativi e usare, quindi sfruttare il costo totale della macchina. Abbiamo un'altra domanda: come si misurano le emissioni delle macchine? Landy ne ha parlato nella sua presentazione, e in particolare questo calcolatore delle emissioni, non specifico per l'accesso aereo, ma non basta far altro che inserire una sorta di misuratore per le emissioni e calcola appunto quanto emette. Quante emissioni sono prodotte da una macchina? Calcolando quindi l'importo di emissioni di carbonio e i risparmi utilizzando invece altri sistemi. Una per gli OEM. Come vedono in Asia il passaggio all'elettrico? Banerjee. Sì, abbiamo esattamente le stesse macchine in Asia, e cerchiamo anche in questo caso di mettere in attività, quindi di implementare le macchine elettriche in Asia, cercando di sviluppare una maggiore, di sensibilizzare queste zone, e non sono difficoltà al momento. Speriamo che la situazione migliori anche negli anni a venire. Sì, anche
Noi lavoriamo a costretto contatto con i nostri ingegneri in Asia e vediamo che c'è un ampio interesse nel passaggio all'elettrico, soprattutto le emissioni rappresentano un punto cruciale in Asia. Potrebbe esserci una, ci sono più sfide che in Europa. Questi extra, diciamo, queste sorte di spese aggiuntive o per quanto riguarda eventualmente l'uso di batterie o ovviamente il passaggio all'elettrico avrebbe molti vantaggi anche in Asia. Una per te, Andy. Sono d'accordo sulla tua affermazione relativa alle infrastrutture che tentano tutte di spostarsi in modo rapido verso l'elettrico e anche come membro generale della Commissione, ovviamente queste sono fondamentali. Sì. Ogni attrezzatura ha un profilo diverso perché viene utilizzata in un contesto diverso. Torniamo sempre al punto della carica elettrica e l'efficienza di questa, quindi la rapidità con cui viene effettuata la ricarica elettrica. Ovviamente le situazioni variano da mercato a mercato. Grazie. E una per i produttori. L'idrogeno è la svolta al posto dei combustibili fossili? Barry? Sì, è sbagliato ignorare l'idrogeno come fonte alternativa di energia, che sia questo o cellule o altre applicazioni per le macchine più grandi. Come diceva Andy, queste macchine non si spostano così tanto, quindi è difficile spostarle di ogni notte per farle ricaricare. Se invece fosse in qualche modo coinvolto l'idrogeno sarebbe diverso. Non tutte le macchine potrebbero utilizzare questa tecnologia, però sicuramente potrebbe essere una buona alternativa. Baranger, la stessa domanda? Anche noi stiamo portando avanti delle indagini per quanto riguarda l'interesse nell'idrogeno. Al momento è difficile perché non c'è moltissima possibilità di reperire, diciamo, tecnologie a idrogeno e soprattutto le luoghi. Non è chiaro al momento se sia disponibile, però ci stiamo lavorando e speriamo di trovare una soluzione presto. E un'ultima domanda per tutti, per quanto riguarda i produttori. Abbiamo parlato della strategia blu e il volume di macchine che potrebbero poi passare all'elettrico. Quali sono le tempistiche per il passaggio all'elettrico? La strategia, così come l'ho detto, potrebbe essere una macchina all'anno per quanto riguarda Hulot e forse avremo un gran boom, un incremento notevole nell'elettrico forse verso il 2025. Quindi magari verso il 2025 potrebbero esserci più strumenti o magari arrivare fino al 2028. Barry, anche tu per quanto è la stessa domanda. Sicuramente vogliamo far in modo, vogliamo produrre dei o mettere a disposizione dei prodotti che possano essere ovviamente innovativi e passare all'elettrico. Ci vorrà ancora del tempo prima che questo riguardi ogni macchina e soprattutto le emissioni zero. Però nei prossimi 5 anni vi sarà un'espansione di macchinari con emissioni zero. Sicuramente questo è un po' sono un po' le tempistiche. E non so che in quale percentuale, da 5 a 10 anni, non so quale percentuale il mercato aderisca poi. E poi per quanto riguarda il noleggio, Andy, a un certo punto vedi la prospettiva di una flotta tutta elettrica?
Ci sono tutti i tipi di soluzioni che, stiamo valutando e sviluppando al momento, utilizzando quindi diversi tipi di carburanti o di elettricità o di alimentazione. È difficile dire quando esattamente, quando tutta la nostra flotta sarà elettrica, perché il motore a combustione è comunque non dovrà essere scartato o eliminato per i prossimi anni. L'elettrico sarà sicuramente la strada che prenderemo, però non vi sono delle limitazioni per quanto riguarda le attrezzature e per la fornitura dell'elettricità. Quindi potrebbero essere verso il 2025. Bene, grazie. Questo è il nostro tempo è scaduto. Vorrei solo ringraziare ancora una volta i nostri ospiti, Baranger Dudek, Andy Wright e Barry Lindsay. Grazie ancora per le vostre interessanti presentazioni. Grazie al nostro sponsor esclusivo ZTR. E anche grazie a tutti i partner IPAF per averci dedicato il tempo per partecipare a questo webinar. Spero l'abbiate trovato utile. Il nostro prossimo webinar presenterà l'ultimo Global Safety Report e sarà il 22 di giugno. Le registrazioni sono già aperte. Grazie a tutti.